Chi possiede una Volvo ha un futuro diverso. Station wagon familiare versatile che unisce tecnologia smart a qualità, funzionalità e massima sicurezza. Ecco la nuova Volvo V60. Presentata in anteprima nella concessionaria Autotrend di Bari, presto sarà sul mercato nazionale. Telaio all'avanguardia, motori potenti e la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida. Caratteristiche che faranno del conducente il protagonista di un'esperienza coinvolgente. In anteprima le immagini della nuova vettura. La differenza oggi su V60 è dimensionale, parliamo di una station wagon un po' più lunga rispetto alla precedente, sono 13 cm di differenza rispetto alla versione passata, è una macchina più bassa, questo per migliorare ovviamente la dinamicità e quindi la stabilità della vettura e aumentarne la sportività, senza ovviamente rinunciare a comfort e sicurezza, che sono i punti su cui Volvo lavora ormai da sempre nel migliore dei modi. Parliamo di sicurezza, non possiamo non parlare del City Safety, oggi migliorato ancora di più rispetto alle precedenti versioni. Oggi un sistema che aiuta il cliente a frenare nel momento in cui è imminente un impatto a tutte le velocità, sia di giorno che di notte, evitando pedoni, ciclisti, grandi animali, per cui si va sempre di più verso un miglioramento e verso il progetto Vision 2020 di Volvo, che è nato per evitare finalmente feriti e morti, quindi decessi, all'interno di una vettura Volvo. Chi possiede una Volvo ha un futuro diverso. Costi di quest'auto, diciamo, è una vettura che si piazza sul segmento D, per cui è una station wagon nel segmento D, concorrenti ovviamente Audi, BMW, Mercedes, Audi A4, BMW Serie 3, Mercedes Classe C, e andiamo dai 38.000 euro in su. Ovviamente tutto dipende da motorizzazioni, abbiamo due propulsori diesel, due propulsori benzina, il prezzo di partenza è intorno ai 38.000 euro. Thank you.